con Livorno c'è qui la Toscana, perché la Toscana sa che Livorno è la punta di un iceberg che la sta dividendo in due, perché la situazione che riguarda voi è la punta di un iceberg più drammatico che oramai coinvolge tutta la costa. E qui ci sono, non per litigare, non per polemizzare, persone che vengono da Grosseto, da Pisa, da tutta da Carrara, hanno sospeso di spalare il fango per essere qui con voi, perché non ci sia altro fango da spalare, quello della disoccupazione. Stanno prendendo il sopravvento e lavorano per dividere i giovani dai meno giovani, chiamando privilegiati persone che sono trattate come una merce. Ma di quale privilegio non devono discutere quelli di Hoplat o quelli della TRV? Quali privilegi hanno queste persone che le difendano unicamente la loro possibilità di dare continuità e reddito alle nostre famiglie? E siccome abbiamo le idee chiare su quali sono le responsabilità per questa città come per tutta quest'area, noi non ci vogliamo trovare confinati nella marginalità della protesta, che è necessaria, ma che ha bisogno ma più o meno di una prospettiva, perché se vogliamo tenere unite le comunità bisogna dire cosa vogliamo fare del nostro futuro quando gli altri lo stanno insidiando. Dobbiamo dimostrare di essere noi all'altezza della sfida del cambiamento del Paese, e noi abbiamo le proposte e le carte in regola per farlo. Noi non rinunceremo mai alla nostra dignità, perché questa dignità è il motore della modernizzazione, è il fatto stesso dello sviluppo, è il suo presupposto. Non c'è competizione se non c'è una persona che lavora rispettata nella sua condizione di lavoro.